Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Toscana TV. E in questi giorni abbiamo parlato spesso dei problemi della montagna, in particolare dell'abetone per la mancanza della neve che sta messo in grave crisi tutta la stagione sciistica. Ebbene, oggi c'è stato l'atteso vertice a Roma con il ministro Daniela Santanchè, che ha garantito un intervento immediato del governo, accogliendo in pratica tutte quelle che erano le richieste arrivate in questi giorni dagli operatori. Al vertice era presente anche il presidente della regione toscana, Eugenio Giani. Intanto però all'abetone, sperando in un abbassamento delle temperature, sono entrati in azione i cannoni per la neve artificiale. Le risposte agli operatori turistici dell'Abetone, così per tutti coloro che stanno soffrendo la mancanza di neve negli Appennini, sono arrivate dal tavolo del Ministero del Turismo a Roma. La ministra Santanchè ha incontrato amministratori e associazioni di categoria e al tavolo ha preso parte anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Le proposte per venire incontro agli operatori dell'Appennino sono diverse. Abbiamo analizzato qual è la situazione, quali sono i loro bisogni e ci siamo concentrati su, per adesso, quattro misure che vorremmo far sì che le risorse vengano date il più presto possibile. Nel corso della riunione, il presidente Giani ha avanzato delle richieste che sono state accolte dalla ministra. Ma è nato un tavolo operativo molto concreto, con indicazioni sul piano dei ristori immediati, da quello che può essere l'utilizzo di risorse che venivano destinate altrove, ad esempio col decreto Monti anche all'Abetone come in altre località sciistiche, del bilancio dell'IMI o prima dell'ISCI ne prendevi 1.900.000, ma 1.000.000 li dovevi dare a Roma per i comuni disagiati, visto che lì c'erano molte seconde case. Ecco, è bene che queste risorse rimangano nei comuni che li prevalgono, perché ora i comuni disagiati sono loro, o aspetti che si legano alla sospensione dei mutui o alla cassa integrazione o a interventi che prevedono l'utilizzo di fondi del Ministero per gli impianti. Dell'incontro sono rimasti soddisfatti le associazioni di categoria. Un presidente della Regione Toscana, insieme al suo assessore, che è voluto venire a presenziare a questa riunione di persona, è una soddisfazione da parte nostra, per cui siamo assolutamente soddisfatti. Arriveranno gli indennizi? Noi crediamo di sì, naturalmente non poteva essere questa la riunione, questa era importante che si rappresentasse quello che è il nostro mondo, il mondo dell'Appennino, il mondo che ha bisogno in questo momento d'aiuto.